Oggi sono qua a Vesime, come potete sentire da questo sottofondo sono in gara precisamente nel pettucciato e come avevo già detto nel video scorso non sono qui in veste di pilota ma in veste di spettatore. Ci sono i piloti in attesa di partire e come funziona? Praticamente il giorno prima ti danno un tagliandino che loro consegneranno qua al commissario che li chiama, poi prenderanno la moto in parco chiuso e dopo andranno alla partenza e aspetteranno il loro minuto per partire, sempre in coda sotto il sole purtroppo. Sono agitata io per i piloti. Esatto. No, io invece sono tranquillissimo. Aspetta te. E qua ci sono tutti i piloti in coda che aspettano. Ormai sono gli ultimi, non ce ne sono più. La cosa che mi fa più strano in assoluto, che non avevo mai fatto caso, è che io partendo tra gli ultimi faccio sempre la gara, diciamo, tardi, perché parto alle 10 e finisco tipo alle 4. Cioè i primi, mentre stavano partendo gli ultimi, erano al CO1. Cioè vi rendete conto? È stranissimo, cioè io che lo guardo da fuori dico mica, ma gli ultimi sono proprio ultimi. Comunque la cosa che mi fa più una fottuta volta che c'è un pettucciato come si deve, io sono qua a guardare gli altri, ma perché? Ma per una volta che c'è un pettucciato è emozionantissimo vedere sta roba. Vanno forte, perché io non vado così? Perché? Vai, vai, guarda, guarda. Quanto lo capisco. Allora, la mia domanda è: una bella curva veloce dove poter prendere i piloti in velocità. Apro e chiudo parentesi. Mia sorella fa le foto a tutte le gare di regionale Piemonte, quindi se vi interessa prima delle gare, mandate il vostro numero di gara su Instagram e lei scatterà. Già che passate su Instagram, andate a seguire anche il mio profilo. Ed è anche inutile dire che se mi seguite su Instagram dovete per forza iscrivervi al canale. Ok, la smetto, va? Andiamo avanti. Una parola. Lui non lo sa, ma dirò una. C'è una faccia terrorizzata. Ha già la faccia terrorizzata. Ha già la faccia terrorizzata. Posso immortalare? Vuoi immortalarmi? Certo. Non è una bella, non è proprio una bella... Vabbè, dica. Una bella, no, dammi pure del tuo, di lei, anche se ho il doppio, il triplo dei tuoi anni, triplo. Dimmi. Pure. Triplo dei tuoi anni. No, perché ogni tanto vedo i tuoi video su YouTube, tutte queste cose qua. Ho detto, fai un bel video, metti un buon video, se no... Ah, ma di questa gara? Bravo. Bravo. Non corro. Cioè, no, lo so che non corro, visto. Altrimenti io vado dal mio carissimo amico che siamo come fratelli, che è tuo presidente del motoclub, sì. No? Che ci siamo parlati prima, e gli dico di penalizzarti in qualche modo, se non esce un bel video. Non è un ricatto il mio, Ci mancherebbe che sia un ricatto. Ti sembra un ricatto il mio? Io lo conosco bene, non ricatto. Non è un ricatto, è un consiglio. Come sai come fanno? Sì, sì. Faremo una proposta che non vuoi rifiutare. Dai, io provo a tirar fuori un buon video anche se non corro. Ho visto che hai avuto un problema al piede. Senti, questo sport è così. Lo so. Questo sport è così.
succede. Per adesso cosa ti sembra? Il fettucciato è bello, cioè. È velocissimo. Io l'avrei voluto. Allora, io sono più un animale da fettuccia. In linea faccio un po'. In linea sono. C'era più pelo, tenere più. Esatto. Male non c'è. Quest'anno non ho beccato un fettucciato. Arrivo qua che non corro e c'è sta meraviglia. No, questo è rimasto. Questo è bello veloce, poi non so se hai visto, sono curvoni velocissimi. Sì, sì. Fatti in modo che tutti possano metterci la marcia. No? E infatti ho visto che tanti aprono. Poi, dico la verità, io parlo per me, quelli lenti come me ti sembrano andare forte, poi vado sempre forte uguale. Non è che mi è cambiato. Però ti diverti di più quando è veloce. Esatto, quando anche è veloce. Anche se poi il tuo passo è quello, non sì. È che improvvisamente diventi un fenomeno. Esatto. Però ti diverti di più. Ti diverti molto. Riesci più. A mettere. Senti la moto che spinge esatto, di più. Esatto. Poi il livello è sempre quello. Sì. Non è che cambia. Non è che improvvisamente da 200esimo assoluto fai il 50esimo. No, infatti. Però ti diverti. Perché sì, se sì. L'anno prossimo me ne fate un altro così. L'anno prossimo vedremo. Dai. Ciao, grazie. Buona giornata, ciao. Mi hanno detto che davanti scivola tanto, quindi caricalo bene ed entra in curva bello carico col freno. Poi piantaci il gas e tieni dritto. Ci sono le sponde molle, appoggiati a bomba col posteriore perché tiene. Vai, E che caffè! Non si può però così, porca puttana. Cioè, ma scusa, mezzo fettucciato! Queste cose mi fanno ma di niente non avete l'idea. Ma se sei più lento e uno ti prende, la gara non è chi passa a farino sotto la fotocellula. Ma fatti passare! Ma perché dovete fare ste robe? Albi ha fatto un ingresso cattivo che a momenti si stendono tutte e due. Così perdete tempo tutte e due. Ma tu che stai davanti, perché lo tieni dietro? Io spero che questo video di Tra le Quinte vi sia piaciuto. Mi dispiace un sacco non aver corso, perché la linea non l'ho vista, perché sinceramente col piede non mi sentivo di camminare tanto. Però il fettucciato meritava veramente tanto e spero l'anno prossimo di trovarne uno simile. Lasciate un like e attiva la campanella, che a voi non costa nulla e per me fa la differenza. Oh, ogni youtuber c'ha il suo c'ha quello che dice. Io dico quello lì. Il suo? Mascotte. Mascotte. Non è uno scotto? Vieni, sì.